Andata, guagna! Per tutti! La palla! Tanta guagna per tutti, ragazzi! Ritorniamo qua sul canale di Guagna, noi, i due bomber del freestyle. E se non sei ancora un bomber, mi raccomando, sotto in descrizione troverai anche il nostro canale YouTube. Ma siamo qua, ragazzi, con la nostra serie sul canale di Guagna, con i free kick in FIFA 16 e in real life. Infatti, ragazzi, su PlayStation 4 ringraziamo tutti quanti voi per i tanti commenti e i tanti like che avete lasciato nello scorso video. E vi... E tra l'altro, ragazzi, vi auguriamo sicuramente un buon Natale, perché questo episodio uscirà più o meno verso Natale. Ma quest'oggi, ragazzi, c'è un episodione veramente assurdo. Sì, ragazzi, allora, con tanti dei vostri commenti avete scelto uno dei migliori calciatori di free kick, sia su PlayStation, Xbox, Real Life, un dio sceso in terra, il mitico Cristiano Ronaldo! Palla al centro. No, palla a terra, gambe diradicate, tre passi e si tira. Ah, credo parlassi di qualcos'altro. Andiamo a vedere il tutorial. Hanno pagato veramente cara la troppa foga dimostrata in fase difensiva. Poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Difesa troppo morbida qui su questo gol del Real Madrid. Dovevano marcarlo meglio, Pierluigi. Questa non è una punizione, è una pennellata da grandissimo artista, riuscita a battere il portiere con una punizione d'antologia. È una conclusione perfetta che non ha dato davvero scampo al portiere. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Perfetto, Bombers. Partiamo subito con questo primo step di questo video tutorial sul free kick di Cristiano Ronaldo. Allora, appunto, come primo step dobbiamo prendere semplicemente la direzione di tiro con cui poi andremo a battere appunto il free kick di Ronaldo. Quello che consigliamo noi è quello di mirare tra il primo giocatore verso il portiere e il secondo giocatore messo nella barriera, ovvero proprio in quello spazietto tra le due teste, in modo da tirare una traiettoria forte a scendere. Ok, ma al secondo step consigliamo con Cristiano Ronaldo di calciare una punizione caricando tre tacche, tre rettangolini verdi, in modo da tirare una bella punizione di potenza. Siccome noi andremo a calciare con il quadrato, schiacceremo il quadrato e poi cliccheremo il tasto L1 in modo da aumentare leggermente più di potenza, e schiacciamo la levetta analogica sinistra all'insù e teniamola premuta costantemente. Mentre nel terzo step, ragazzi, quando Ronaldo impatterà il pallone, dovremo rischiacciare la levetta analogica sinistra in su e tenerla premuta fino a che la palla non si abbassi. In questo modo, appunto, dà l'effetto al pallone di abbassarsi all'ultimo. Ma adesso, ragazzi, andiamo a vedere subito il real life. Hanno pagato veramente cara la troppa foga dimostrata in fase difensiva. Poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Difesa troppo morbida qui su questo gol del Real Madrid. Dovevano marcarlo meglio, Pierluigi. Questa non è una punizione, è una pennellata da grandissimo artista, riuscita a battere il portiere con una punizione d'antologia. È una conclusione perfetta che non ha dato davvero scampo al portiere. Perfetto, ragazzi, siamo giunti anche quest'oggi alla fine di questo video, ma le nostre richieste sono sempre le stesse. Sì, ragazzi, allora cerchiamo anche per quest'ultimo episodio di quest'anno soprattutto di raggiungere i 5.000 mi piace. Mi raccomando, cerchiamo di spaccare veramente questo mi piace, se veramente vi è piaciuto questo free kick. Sì, infatti, ragazzi, volevo dire inoltre che abbiamo ricevuto anche tanti commenti con Cristiano Ronaldo di Rabona. Benissimo, se volete vedere questa punizione, uno di voi, uno degli iscritti di Guagna, dovrebbe cercare di fare questa punizione e mandarla appunto sul canale di Guagna, in modo che noi possiamo imitarla. Quindi esatto, aspettiamo una vostra clip e poi dovete aspettare una nostra clip in real life. Direi che sicuramente è una buona iniziativa, ragazzi, quindi mi raccomando, dai a tutti con i commenti e dai a tutti con i video. Qua era tutto quest'oggi, ragazzi, con i due bomber del freestyle. Tanta Guagna per tutti, e se vuoi essere un bomber dovete iscrivervi sul canale di Due Bomber e anche quello di Guagna, dai. Mi raccomando, buone feste a tutti, ragazzi, a tutti gli iscritti di Guagna, ma anche a Guagna. Dica, ti manca il cappello da Babbo Natale? Vero. Oh, io ce l'ho la barba. Poi sono Babbo Natale. Io ce l'ho la barba. Ciao, Guagno! E al prossimo video. Mi stai contagiando.